Benvenuti alle ultime notizie sportive di oggi, Milan e Inter pronte a sfidarsi per un nuovo derby di mercato, un attaccante in uscita dalla Liga, occasione low cost. La rivalità tra Milan e Inter si accende nuovamente nelle ultime settimane calcistiche del 2022 di Serie A. Rossoneri e nerazzurri a caccia di punti, per arrivare alla lunga pausa per il Mondiale nelle migliori condizioni possibili e ripartire nel 2023 con fiducia. Per poi pianificare le mosse di mercato a gennaio, in un duello cruciale per lo scudetto. Milan e Inter, riparte il derby sul mercato, a caccia di occasioni a gennaio e non solo. E, vero, in vetta c'è il Napoli in questo momento, e anche squadre come Atalanta e Roma stanno facendo molto bene, ma è indubbio che chi vorrà vincere il campionato dovrà fare i conti con i campioni d'Italia in carica e i vice campioni, che nelle ultime due stagioni si sono date battaglia senza esclusione di colpi. Pioli e Inzaghi cercheranno di tirare fuori il meglio nelle prossime settimane dalle rispettive rose, attendendo poi eventuali rinforzi, per una stagione ancora lunga e difficile. E che entrambe sperano possa prevedere, nel 2023, anche l'impegno infrasettimanale della Champions League, passando dunque dalla fase a gironi a quella ad eliminazione diretta. Le rispettive dirigenze, naturalmente, sono già al lavoro per valutare profili interessanti per le prossime sessioni di mercato, magari ragionando anche sulle mosse estive. Occhio, in particolare, a un profilo che alle due milanesi era stato già accostato in passato e adesso potrebbe tornare d'attualità. Milan e Inter, suggestione Cugna, lo sprint per tagliare fuori la Juventus. Si tratta di Matheus Cugna, attaccante brasiliano dell'Atletico Madrid, che potrebbe, prossimamente, tornare sul mercato. Il 23enne è stato prelevato lo scorso anno, da parte dei Colchoneros, dall'Hertha Berlino, per la notevole cifra di 40 milioni di euro. Ma il giocatore sta trovando poco spazio in squadra, anche per una concorrenza notevole in attacco, con giocatori come Morata, Joao Felix e Griezmann davanti a lui. Per ora, in stagione, appena 301 minuti raccolti, con quasi tutti spezzoni di gara e solo due presenze da titolare su un totale di 11, con solo un assist messo a reperto. Il giocatore chiede spazio e l'Atletico potrebbe accordarglielo, come scrive il portale iberico, Fishies.net, anche se sarà difficile attualmente recuperare i 40 milioni investiti. Ecco perché un prestito con successivo riscatto, magari a 18 mesi, potrebbe essere uno scenario plausibile. Milan e Inter proveranno ad accelerare anche per tagliar fuori la Juventus, che al momento non può investire su giocatori extracomunitari per mancanza di slot. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.